Italo Rasciale è l'autore del libro Atto Dovuto. In questo libro ci parla della Seconda Guerra Mondiale, dove sconvolge ogni cosa, persone, luoghi e famiglie. In questa intervista ci parla del suo libro e motivi che l'hanno spinto a scriverlo. Signor Italo, ci parli un po' di lei e della sua vita? Guardi, parlare di me è abbastanza semplice. Io sono nato nel 1940 in Puglia e quando sono nato mio padre era al fronte ed è stato poi catturato con la caduta di Gondar. Si è fatto 6 anni di prigionia e quindi io sono stato allevato dai nonni e da mia madre in questo periodo di tempo, e la nostra famiglia si è spostata in vari punti d'Italia, si è spostata da Salve a Roma, a Brescia e poi ritornare indietro. Noi abbiamo attraversato praticamente la penisola italiana insieme agli avvenimenti di guerra di quel periodo, e quindi in questo momento della mia vita ho cercato di mettere insieme tutti questi miei ricordi e soprattutto per fare un atto di ringraziamento verso mia madre e i sacrifici che questa donna aveva fatto per me. Solo che studiando questi avvenimenti, studiando questa storia, mi è comparsa davanti tutta una serie di donne, tutta una generazione di donne, donne che si sono fatte in quattro, come si era fatta in quattro mia madre, per fare sopravvivere i propri figli. Quindi queste donne non hanno fatto altro che tirare avanti la famiglia, essere padre e madre contemporaneamente, allevare i figli e dargli un'educazione, insegnargli a leggere e scrivere e portarli alle soglie della vita. Quindi alla fine del mio libro, in fondo, si chiama Atto Dovuto proprio perché questo è un atto di riconoscenza, un atto di riconoscimento a queste donne, e lo dico. Il destino ancora una volta aveva deciso che sarebbero state le donne le artefici della sopravvivenza di un'intera generazione e della ricostruzione dei relitti umani che le guerre ineffabili restituivano loro. Nessuno mai apponterà una medaglia sui loro petti, nessuno mai ha sentito le loro angosce che crescevano laceranti nei silenzi notturni conditi di insonnia. Poi al mattino offrivano la magia di un viso dolce e rassicurante da sfoggiare all'inizio del nuovo giorno, della nuova sfida, perdonarsi ancora una volta agli altri, discrete come una preghiera, che siate benedette sempre. Ecco, questo è il senso di questo libro, Atto Dovuto. Io vorrei che questo lo leggessero soprattutto i più giovani, quelli che pensano che la guerra sia un videogame, quelli che non hanno idea di che cosa sia la guerra. Un'infanzia attraversata dalla guerra, dove tu esci di casa per trovare un pezzo di pane e la casa tua nel frattempo si sbriciola, cade, ma non cade solo casa, non c'è lo stato sociale, non c'è chi si può prendere cura di te. La mia generazione è sopravvissuta, abbiamo fatto le nostre cose, la nostra vita, abbiamo avuto dei traguardi. E dobbiamo di questo ringraziare soprattutto le donne che ci hanno accudito, assistito in mancanza dei loro uomini. Come e quando ha deciso di diventare scrittore? No, io non credo che questo sarà il mio primo e forse ultimo libro, forse ultimo, perché mai dire mai sulla faccia della terra. Ho deciso perché in fondo, riflettendo che spesso i più giovani, compreso i miei figli, ascoltano poco, no? Sono sempre incalzati da nuove problematiche, da nuove esigenze di vita, da nuove preoccupazioni, ascoltano poco, e magari tra le cose che uno avrebbe da raccontare e da dire ci sono qualcosa che potrebbero ritornare anche utili per la loro vita. E quindi io 3 anni fa ho deciso di mettere per iscritto questa mia esperienza. E ci può raccontare un aneddoto curioso legato al suo libro? Ciò che racconto, siccome raccontavo di mio nonno, un aneddoto curioso è che circolava in paese la voce che ci fossero dei fantasmi, e allora mio nonno si organizzò con una bicicletta e passava dove vedevano questi fantasmi. Finalmente un fantasma venne avanti, e mio nonno aveva organizzato la sua bicicletta con una doppietta, no?
gli sparò una schioppettata. E il fantasma, che dovrebbe essere puro, puro spirito, cominciò a correre e perdette il lenzuolo bianco. Naturalmente quel lenzuolo bianco dimostrò che quello non era un fantasma, era un uomo, e finirono tutte gli assalti o le ruberie ai carretti, alla gente che davanti all'arrivo di un fantasma prendeva paura e scappava via. E la cosa più che mi è rimasta più impressa sono state in fondo due. Una, quando per un caso siamo sfuggiti io e mio nonno ad un rastrellamento dei tedeschi a Roma, e il secondo caso è l'estremunzione che hanno dato a me e a mia madre, a mia zia, a mia nonna in un rifugio, perché le bombe l'avevano quasi raso al suolo, si vedeva il cielo e continuavano a passare questi aeroplani e a vomitare bombe su questo rifugio dentro un ospedale, quindi colpivano anche l'ospedale. E lì un cappuccino ci diede l'estremunzione a tutti quanti. E sarà stato un caso, dopodiché gli aeroplani hanno cominciato ad allontanarsi, convinti di avere distrutto e raso al suolo tutto, invece eravamo tutti noi di quel rifugio nell'ospedale, i superstiti. Atto dovuto di Italo Rasciale è acquistabile sul nostro sito www.booksprintedizioni.it.